Buongiorno a tutti. Oggi voglio presentare a voi un nuovo motivo, molto bello, semplicissimo, ma voi sapete cosa mi piace, motivi semplicissime, belle, corte, chiare e veloci. Questo motivo si può fare come decorazione, si può fare maglione, cardigan, copertine. Anche decorazione per bambine, molto bello. E si può usare dappertutto, anche dipende dalla vostra fantasia. Qui non c'è particolare, qui solo particolare è questo motivo, perché qui, come voi vedete, questo campo di rasato. Però questo campo di rasato voi potete decidere quale altezza deve essere. Per esempio, qui io ho fatto quattro giri, questa compresa anche parte di rovescio. Qui voi potete fare più alto, più basso, oppure una può attaccare con altra. Io ho fatto, voi vedere, con questa maniera. Per esempio, come io mi piace fare maglione, cardigan, vestite, fare con V, io chiamo con V, come io ho fatto vedere metodo di Gabbiano, perciò questa per me decorazione va molto, molto ideale. E dopo, io ripeto, anche dipende dal gente, cosa vogliono presentare, cosa vogliono fare. E adesso questa matita noi qui usiamo maglie solo diritte, rovesci qui maglie non c'è. All'inizio io ho fatto elastico uno per uno, come voi guardate, e dopo io ho fatto due giri diritto, parte di diritto e rovescio. E dopo io ho cominciato a fare questo motivo. Dopo potete fare voi come voi volete dall'inizio, come voi volete fare qui più alto oppure più basso. Io ho fatto più basso perché mi era bisogno fare più veloce. Perché è importante motivo come fare questo. Io chiamo catenina questa. A me questa piace molto. Molto, non complicato, senza complicazioni, è molto semplice. E adesso cominciamo l'inizio. Adesso voi preparate il vostro campioncino quale voi volete fare. Come voi vedete qui io già ho preparato, per questo io non perdo tempo e comincio subito da questa catenino. Allora cominciamo. Allora, questo motivo, schema solo due maglie, solo due maglie. Questa volta io non mica fatto come io faccio sempre il mio famoso bordino. Ho fatto molto semplicissimo. Però io volevo dire altra cosa. Come qui noi abbiamo due maglie, io ho fatto con questa, voi vedete questa catenina parte dal qui. Perché dopo questa io ho spostato dopo più avanti. Così è venuta come voi guardate, qui nodino, qui come noi guardiamo, qui già va catenina, guardate. Perciò io leggermente qui ho spostato, però questo non vuol dire un errore oppure qualcosa, solo io volevo vedere come comporta con questa maniera. Guardate voi, perché ogni di noi abbia differenza lana oppure cotone, ragazze, è tutto, c'è tante cose, però noi sappiamo benissimo prima di cominciare a lavorare per fare certe cose, noi dobbiamo fare campioncino. Perciò, ragazze, mi raccomando, fate campioncino e cominciamo primo giro, così meno chiacchiere. Allora, queste io sposto, queste non mica c'entro
questo non mica c'entra con nostro motivo. E cominciamo. Questa maglia prima io faccio diritta, seconda maglia questa, io faccio dalla una, faccio tre. Guardate, faccio uno, faccio un gittato secondo e entro allo stesso maglia, faccio terza. Ecco, ragazze, questa nostra schema. Ripetiamo un diritto, dalla questa maglia una facciamo tre, uno, due, tre. Continuiamo un diritto, dalla una facciamo tre, uno, due, 3. Ripetiamo un diritto, dalla 1 facciamo 3. 1, 2, 3. Un diritto, dalla 1 facciamo 3. 1, 2, 3. Questo nostro primo giro. Ecco, abbiamo finito primo giro. E adesso, come voi guardate, cominciamo da qui. Adesso io sposto, perché io voglio, come voi capite bene, concerto. Questa qua, la prima inviata, non mica c'entra. Questa prima, questa dalla una, abbiamo fatto tre, perciò questo un gruppo. Questa altra gruppo, guardate. Questa terza, così quarta. Importante, non dovete scordare questa, dobbiamo fare diritto. Perché io già ho provato una volta, ho fatto giro molto veloce e ho scordato fare questo diritto. Questo un diritto, questa dalla una abbiamo fatto tre. Perciò voi dovete sapere queste mucchiette come devono essere. Dovete voi controllare. Questa catenina giro due parti di rovescio. Prima questa maglia, come avviato, noi spostiamo, non mica c'entro con il nostro motivo. Come noi guardiamo questa parte, questa era diritta, questa parte lei è rovescia. E cosa noi facciamo? Noi spostiamo lei e l'ana sta indietro. Queste tre maglie, quali noi abbiamo fatto, dalla una abbiamo fatto tre, facciamo come diritto. Guardate. Questa singola quale era diritta, noi spostiamo, catena rimane indietro, lana rimane indietro. Questi tre noi normalmente facciamo come diritte. Guardate. Ripetiamo, questa quale diritta, dalla parte, vedete? Dalla parte di diritto questa maglia è diritta, è vero? Dalla parte di rovescio noi vediamo lei è rovescia, perciò noi questa maglia spostiamo, lana rimane indietro. Queste tre facciamo normalmente diritti e così continuiamo. Questa spostiamo, questi tre insieme facciamo diritti. Ripetiamo, questa spostiamo, questi tre facciamo diritti. Spostiamo, questi tre facciamo diritti. Questa diritta noi spostiamo. Queste mucche, quali dalla una abbiamo fatto tre,
facciamo diritti. Così continuiamo. Importante ricordate, quando voi spostate, questa lana, questa non dovete stringere. Non dovete stringere. Così fate finta come voi avete fatto rovescio. Guardate, io sposto e questa io faccio tre, faccio diritti. Scivolata. È difficile tramite camera. E così continuiamo. E adesso voi vedete cosa noi abbiamo fatto con voi insieme. Guardate, questo noi abbiamo fatto due giri. Terzo giro è semplicissimo. Questa spostiamo e giro vanno, tutti i mali vanno diritti. Tutti mali vanno diritti. Questa diritta, tutti i mali vanno diritti. Ecco, abbiamo fatto giro 3 tutti diritti e adesso facciamo l'ultimo giro, parte di rovescio, tutti i mali vanno di rovescio, normalmente come noi facciamo nostre maglie rovescio. Guardate, tutti i mali vanno rovescio, non c'è niente complicato, come voi di solito fate vostre maglie rovescio. Tutti i mali di rovescio, dalla parte di rovescio. Ragazzi, è tutto. E adesso abbiamo finito. Come voi guardate, questo giro noi abbiamo fatto con voi insieme. Questa io ho fatto 1, 2, 3, io ho fatto da solo, a questa abbiamo fatto noi insieme con voi. Guardate. È veramente bello, ragazze. Bello, bello, bello. Ecco, ancora voi faccio vedere questo motivo, quale noi abbiamo insieme con voi. Adesso voi vedete. E sicuramente voi vedete non c'è complicato, perciò questo noi abbiamo fatto insieme. E adesso ragazzi io voglio fare vedere dalla parte di rovescio e dalla parte di rovescio è questa parte di rovescio e questa parte di diritto. È veramente ragazze semplicissimo e bello. Qui già mi sembra non c'è niente da discutere. Ragazzi, io auguro a voi buon salute, fortuna, pace, tutto cosa voi desiderate per voi e per vostra familiare. E per adesso è tutto. Grazie, arrivederci.